Amici di cucinarefacile.com, benvenuti! Quest'oggi vi mostrerò come preparare dei deliziosi panini al latte come questi, ottimi con ripieni sia dolci che salati. Vediamo che cosa ci occorre! Ci servono 500 g di farina, 25 g di lievito di birra, 60 g di zucchero, un uovo, 60 g di burro, 300 ml di latte. Mettiamo circa un terzo del latte in un bicchiere. Aggiungiamo il lievito a pezzetti e mescoliamo per farlo sciogliere bene. Formiamo una montagnola con la farina e scaviamo con le mani una conchetta. Aggiungiamo lo zucchero, il burro fuso e iniziamo ad impastare. Aggiungiamo lentamente il latte e il lievito sciolto. Continuiamo ad impastare fino a quando avremo un bel panetto liscio. Ed ecco il nostro panetto pronto. Per impastare allunghiamo in questo modo la pasta e poi torniamo indietro con le mani. A questo punto tracciamo una croce in questo modo. Questa è una traccia che scomparirà quando la lievitazione sarà ultimata. A questo punto mettiamo il panetto in una terrina e lasciamolo lievitare in un luogo lontano da correnti d'aria per almeno 2 ore, coperto da un canovaccio. Ed ecco il nostro impasto dopo la lievitazione. Come vedete, la croce è sparita. Adesso dovremmo dividerlo in piccoli pezzi da circa 30 grammi ciascuno. A questo punto dobbiamo formare i nostri panini. Mi raccomando, non arrotolateli in questo modo. Bisogna dapprima fare un salsicciotto e poi portare le estremità al di sotto, ripetendo l'operazione fino a quando non avremo un paninetto liscio in superficie. A questo punto lo mettiamo in una teglia e spennelliamo tutti i paninetti con del latte, lasciandoli lievitare senza toccarli per altri 10-15 minuti. Passati 10 minuti, spennelleremo i nostri panini con dell'uovo sbattuto. Li inforneremo per 15-20 minuti in forno già caldo a 180 gradi. Ed ecco qui dei buonissimi panini al latte. Volendo, nell'impasto si possono aggiungere delle gocce di cioccolato per dei buonissimi dolci come questi. Buon appetito!